Buonasera amici ed amiche di montedeprocida.com, ci troviamo a margine della conferenza stampa dell'iniziativa Bacoli Sicura, siamo con il coordinatore dell'iniziativa, il consigliere comunale del comune di Bacoli, Salvatore Grande, buonasera. Buonasera. Al quale facciamo subito una prima domanda. Consigliere, allora Bacoli Sicura, un'iniziativa di coordinamento sinergico sul territorio che vuole tutelare vari aspetti di un territorio molto ricco ma dalle grandi criticità. Sicuramente, io ricordo già che con l'amministrazione Coppola noi abbiamo preso la sana abitudine di recarci ogni inizio estate in prefettura a chiedere un aumento delle forze dell'ordine. Da premettere che il nostro territorio, che è di circa 27.000 abitanti, d'estate addirittura triplica. Quindi diciamo che abbiamo solo due grosse arterie, abbiamo via Lucullo e via Risorgimento che portano a Bacoli e via Cuma con via Giulio Cesare e via l'Olimpico, quindi diciamo che questo aumento così sproporzionato di utenza che arriva sul territorio prevede una maggiore attenzione da parte nostra. Da considerare che Bacoli, e la legge che poi lo prevede, dovrebbe avere un vigile urbano ogni 600 abitanti, noi ne dovremmo avere 46, abbiamo circa 32 di cui 11 hanno purtroppo delle unità fisiche sopraggiunte e quindi operiamo con appena 20 unità. Il patto di stabilità ci impedisce di fare assunzioni e quando ne andiamo in prefettura al famoso comitato, così lo definisce Sua Eccellenza il prefetto, dove ci sta il generale dei carabinieri, della guardia di finanza, il questore, loro si basano sui dati, siccome dicono che noi è un paese abbastanza tranquillo, loro sono un pochettino resti a inviarci un aumento delle forze dell'ordine. Io dico che un grosso grazie va al comandante dei carabinieri di Bacoli, al comandante della guardia di finanza, al comandante dei vigili urbani, che comunque sono loro che stanno sul territorio e cercano di garantire un'estate abbastanza tranquilla. È chiaro che i problemi sono molteplici da poter affrontare, infatti ci dovrebbe essere anche il controllo dei fitti estivi che noi non riusciamo a fare, anche se la legge prevede che chi fitta un appartamento per un periodo superiore ai 3 giorni dovrebbe comunicarlo alle forze dell'ordine. Se ciò non dovesse avvenire non sappiamo neppure chi viene a Bacoli e come poterli controllare. È chiaro che noi perché io ho voluto fortemente questo forum? Ho voluto questo forum perché a differenza degli anni precedenti ho deciso di partire, ma non dal basso, ma dalla base, da chi opera realmente sul territorio per garantire un'estate migliore e tranquilla e poi eventualmente andare sicuramente ci recheremo in prefettura dove chiederemo un aumento delle forze dell'ordine, ma se esso ci sarà dato, chiedo scusa, o meno. Comunque noi siamo pronti a poter, diciamo, con nostre iniziative arginare quelle che saranno le problematiche che attraglieranno come sempre ogni anno il nostro amato territorio. Perfetto, ringraziamo il consigliere Salvatore Grande, a quale facciamo il nostro in bocca al lupo per la sua iniziativa. Buona serata. Grazie mille, crepi il lupo.